Ci vorrebbero molti, molti più giochi platform belli e colorati. E questa domanda mi è stata posta prima dell'uscita di Super Mario Wonder, che c'ho qua, perché onestamente questo è uno dei platform per me ad oggi più belli, forse il più bello di tutti i platform 2D che abbia mai giocato. Però indubbiamente ci vorrebbero tanti, molti platform in più, però è anche vero che negli ultimi anni ce ne sono tanti di più. Stiamo assistendo ad una rinascita, no, non è una rinascita del platform, però ad una presenza sempre più ricca di nuovi platform, sempre, magari la maggior parte sono tutti indie, però indubbiamente ci sono oggi platform, cosa che già solo 10 anni fa, ma anche meno 10 anni fa, non c'erano, latitavano tantissimo i platform. È negli ultimi anni che effettivamente il platform sta tornando, sempre un po' in sordina o comunque in maniera un po' tranquilla, però è imparagonabile la quantità di platform di questi ultimi anni rispetto appunto a neanche 10 anni fa. È vero, la maggior parte sono tutti platform 2D, ora non ho una lista, forse era meglio se me la facevo, però insomma quelli 3D che sarebbero preferibili per certe cose. Non parliamo ora della differenza fra 2D e 3D, però insomma il platform 3D collectathon, quello davvero ci vorrebbe un nuovo spiro, Crash, ma anche nuove IP, per quanto di tanto in tanto ai vari state of play, ai vari annunci, salta fuori qualche platformino, magari indie appunto, però che tenta di riprendere le strade percorse 20-25 anni fa, qualcuno ci riesce, altri no, tipo Cleveland Branch, mamma mia, per l'amor di Dio, strappatemi gli occhi. Però appunto vedere che Nintendo, soprattutto quest'anno e anche l'anno scorso in realtà, ci stia tornando molto prepotentemente sui platform, è bello che quest'anno è uscito la remake remaster di Kirby, e l'anno scorso è uscito Kirby la Terra Perduta, bellissimo, se non avete giocato recuperatelo, benché sia Kirby è comunque molto bellino. Ora è uscito Mario Wonder, che è una roba favolosa, devo assolutamente fare qualche video su Mario Wonder, ve lo devo fare scritto a modino, non domande a caso così, però è allucinante, è un video che è un film, e se Gesù cos'è poi? È un video, un film, è un gioco. Mario Wonder è un gioco che mi sta tenendo incollato, ma più che altro mi fa sentire delle emozioni che non provavo da tanto, e questo Mario Wonder è per me andrà a spodestare Rayman Legend, che per anni ho considerato il miglior platform 2D, in realtà non solo io lo consideravo il miglior platform 2D, però Mario Wonder probabilmente lo spodesterà, e pazienza, d'altra parte Rayman Legend è vecchio di 10 anni, ma il fatto che un gioco vecchio di 10 anni sia ancora così considerato bene, nonostante non sia questo grande successo allucinante, è importante, perché fa capire quanto effettivamente quel gioco era avanti, ed era avanti per l'epoca, ragazzi. Nintendo sta tornando coi platform, e bisognerebbe fare un video appunto su quanti sono i platform degli ultimi anni, sarebbe interessante, in realtà lo vorrei fare, poi non lo faccio mai, però vabbè. Ci sono stati anche tanti giochi brutti, soprattutto sugli indie, per esempio c'è stato A Hat in Time, che a me non mi ha fatto proprio... Non mi ha aggradato, però per esempio c'è stato anche New Super Lucky's Tale, quello l'ho amato, è un platform 3D, quello non è 2D, è 3D, collectathon proprio come Spyro, se non l'avete giocato giocatelo, è un po' facilino, un po' per bambini, però in realtà non è più per bambini di quanto non sia Mario, quindi insomma probabilmente lo potreste apprezzare. Insomma, a me piacerebbe per esempio che tornasse sempre da Nintendo Wario, mi piacerebbe un nuovo Wario Land, chissà, secondo me arriva anche il suo turno. Altro gioco platform degno di nota sinceramente su PlayStation è Sackboy, non è un capolavoro allucinante, però sinceramente se lo trovi a prezzo buono prendilo. Quello che proprio merita totalmente, che però non è che lo puoi comprare, cioè sì, per comprarlo devi comprarti la PS5 perché è incluso nella PS5, che è Astro's Playroom è l'ennesima dimostrazione di quanto, se Sony volesse, potrebbe fare i culi invece di farseli fare da Nintendo su certi tipi di giochi, perché è bellissimo Astro, merita da solo, secondo me merita, no vabbè, non merita l'acquisto della PS5, però è un gioco talmente bello che se facessero una versione
più grossa, tipo appunto Mario Odyssey, da 30, 60, 90 ore, io morirei godendo, perché sarebbe veramente un punto di arrivo e dimostrerebbe quanto Sony ancora punta a, non dico su quello, però ad avere un catalogo il più ricco possibile, il più variegato. Invece negli ultimi anni abbiamo visto che Sony proprio si è buttata a capofitto su contenuti più adulti, maturi, dark, crudi, quando invece a studi come era Sony Japan o l'attuale Asobi, Team Asobi, che fanno delle robe meravigliose. E mi ricollego all'altro video dove parlavo di Sony, io fra gli studi, fra parte di Sony, appunto c'è Team Asobi, io sono, lo so che la gufo, però sono convinto che loro stiano lavorando a un nuovo Astrobot e spero che venga annunciato il più presto possibile, perché io ho bisogno di tutti questi platform, che sono belli, sono colorati e sì, ormai sono diventato un Nintendaro, è vero. Quanto sto amando Mario e quanto l'ho criticato, l'ho odiato, perché fondamentalmente non ci avevo capito una sega.